Facciamo memoria del Papa Beato Gregorio X e guardando i suoi santi esempi noi ci sentiamo invitati a pregare per la concordia e l'unità nella Chiesa e nel mondo. Nel giorno in cui si celebra il battesimo di Gesù, la Chiesa aretina prende ad esempio la figura del compatrono Beato Gregorio X, in una fase storica di tensione e incertezza simile a quella vissuta dall'allora pontefice. Fa riferimento ai sanguinosi eventi degli ultimi giorni Monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole, nell'omelia dedicata alla memoria liturgica di Papa Visconti, in una cattedrale colma di fedeli giunti a rendere omaggio a Gregorio X. Quello che è avvenuto in Francia, quello che sta avvenendo in Nigeria, quello che sta avvenendo in tante parti del mondo. Il Papa parla di una terza guerra mondiale frazionata ma diffusa in tutto il mondo. Oggi è stato ricordato che nessun paese è a rischio zero. Allora in questo momento così drammatico della storia dell'umanità, come era drammatico il tempo del Beato Gregorio X, noi cristiani siamo invitati ad essere una fonte zampillante di speranza, di concordia, di unità e d'amore. L'omaggio degli aretini al Papa Beato era iniziato il giorno precedente, sabato 10 gennaio, con la tradizionale donazione dei ceri. Sono stati circa 250 figuranti dei quartieri della Giostra del Saracino assieme alle rappresentanze di Signa Arezzi, dei musici, degli sbandieratori, della magistratura e della Fraternità dei Laici, che dopo aver sfilato in corteo partendo da Piazza San Jacopo hanno raggiunto la cattedrale per celebrare il compatrono di Arezzo.